Si è conclusa questa Bergamfest 2015, che cosa si prova a vedere tutti questi militanti radunati sotto al palco? Ma guarda, noi partiamo a febbraio con le riunioni per organizzarla, poi vedi scivolare via i giorni come nulla, 10-12 giorni, e poi chiudi con una serata del genere, 70-80 persone, 70-80 volontari che lavorano, per trovarti poi 4.000 persone. È una cosa fantastica, questa là è la soddisfazione massima che uno può avere quando organizza qualcosa. Però io sono, diciamo, un po' l'apice della piramide, sotto c'è un lavoro enorme. Poi io ho la fortuna magari di salire sul palco insieme a Anelli, a Carrara, ma il lavoro più grosso lo fanno i militanti. E qui c'è gente che veramente ha ritrovato un orgoglio incredibile, qui c'è gente che è venuta stasera a vedere Matteo Salvini, che è veramente un trascinatore. Io spero che ci sia sempre questa verve nella gente, perché fare buona politica e trasmettere qualcosa di positivo credo che sia la cosa migliore che uno possa fare. Matteo è l'incarnazione di questo sistema, di questo sentimento da parte dei leghisti, e non solo, direi, perché questa sera c'è anche gente che magari ha votato qualcos'altro nell'ultima volta, ed è una soddisfazione enorme. Io, guarda, salire sul palco e vedere questa marea umana è stata qualcosa di veramente bello. L'estate ormai si avvia al termine, inizia l'autunno, inizia una nuova stagione politica, in Senato sarete impegnati su una battaglia molto importante, sperate in qualche modo di far cadere il governo? Ma sai, l'idea dell'opposizione è sempre quella di andare alle elezioni. Tra l'altro noi adesso siamo in una grazia politica incredibile, quindi per noi far saltare il governo sarebbe l'ideale, andare a votare magari in primavera dell'anno prossimo. Non sarà facile, però il nostro mestiere è questo, insomma. Noi crediamo che la buona politica non passi da Renzi, ma possa passare tranquillamente da uno come Matteo Salvini. E poi, per quanto riguarda il nostro lavoro, comincerà settimana prossima, perché cominciano le riunioni per la Bergamfest, quell'appuntamento invernale che segna un po', diciamo così, lo spartiacque tra il 2015 e il 2016, e lì tireremo le somme, vedremo che tipo di lavoro siamo stati bravi a fare e che tipo di capacità Renzi ha avuto di stare in piedi.